Buona giornata. Eccoci anche oggi per l'esercizio quotidiano di mindfulness. Siamo al capitolo 3, attenzione ed emozioni. Tra attenzione ed emozioni c'è una relazione sottile e fondamentale. Diamo valore a ciò che la nostra attenzione ci permette di vedere, di sperimentare. Se l'attenzione vaga senza fermarci, ci ritroveremo ben presto a rimuginare su qualcosa che ci è accaduto. Se stiamo bene, ci verrà molto tempo prima che inizi il rimuginare. Se siamo tristi, accadrà quasi subito. Ciò succede perché entra in azione un sistema di default che si occupa di rilevare i pericoli. Quando siamo attenti e focalizzati, questo sistema di default è in uno stato di riposo. Stare attenti produce un sistema di calma. È vero che per essere attenti bisogna stare calmi, ma è vero anche il contrario. Stare attenti, calma. E questo, se ci pensi bene, è normale. Perché quando sei attento, quando sei vigile, quando sei pronto lì a scattare, comunque, in generale, ti dà calma, cioè ti dà serenità, tranquillità in quello che stai facendo, perché sei in controllo della situazione. La regolazione dell'attenzione è una forma di cura con effetti anche emotivi. Potremmo addirittura dire che la mindfulness altro non è che una cura che utilizza la padronanza dell'attenzione. Se vogliamo una vita più piena e soddisfacente, non dobbiamo aumentare gli stimoli che già l'arricchiscono. Quando lo facciamo, aumentiamo la possibilità di confonderci. Abbiamo invece bisogno di dare piena attenzione a quello che già è presente. E per fare ciò, nessun regalo può essere più prezioso della nostra attenzione. Eh sì. Esercizio del giorno. Sei preda dell'agitazione? Prova a seguire per qualche tempo un'attività che ti piace con totale attenzione, chiudendo il cellulare ed eliminando le forme di distrazione. Guarda come ti senti dopo averlo fatto. Molto probabilmente sarai più tranquilla o tranquillo. Quindi oggi, mi raccomando, prova a fare qualcosa che ti piace spengendo o almeno mettendo modalità aereo, quindi chiudendo il cellulare, chiudendo tutti gli stimoli che ti distraggono. Prova a fare questa cosa, senti come ti senti e poi scrivimelo nei commenti e dimmi com'è stata questa esperienza. Aspetto un tuo commento, sono curioso. Daniele Paci per Felicità e Pace. Om Shanti Shanti Shanti. Che la pace sia con te questa volta.